Ciao a tutti, eccoci qua come sempre per parlare di cinema e fare un nuovo appuntamento con la rubrica Riders of the Lost Film. Questa volta andiamo indietro nel 2006 e parliamo di un film diretto da Alfonso Cuarón, I figli degli uomini, Children of Men, film che fu presentato al Festival di Venezia quell'anno ed è tratto da un romanzo di P.D. James. Ne parlo come sempre con grande piacere con Pierpaolo Bonelli. Ciao Pierpaolo. Ciao Giulio, sì, quest'oggi abbiamo riscoperto un filmettino di fantascienza, di fantasy, di fantascienza distopica che ci porta in un mondo non tanto distante dai giorni nostri perché è ambientato nel 2027. Siamo per l'esattezza in Inghilterra, nel Regno Unito, uno dei pochi paesi dove c'è ancora una struttura sociale e politica organizzata, mentre nel resto del mondo c'è la totale anarchia. Il mondo sta per collassare e nella fattispecie gli esseri umani si stanno per estinguere. Perché? Perché da 18 anni non c'è. Non ci sono più nascite e quindi la razza umana non si sta per estinguere. In questo contesto veramente distopico, dove la guerriglia è l'ordine del giorno, c'è cioè una Londra veramente caotica, si inserisce la storia di Tio. Tio è un ex attivista politico che non vuole più essere coinvolto nella politica, ma vuole tirare avanti a campare, a vivere con l'amico Gasper, interpretato da Michael Caine, per la propria vita. È totalmente apatico, non vuole più avere niente a che fare con problemi di un certo spessore, ma un giorno, per caso, lui viene contattato da un gruppo di terroristi che lo vogliono come leader. In questo coinvolgimento, in realtà, lui scoprirà una cosa molto particolare. Scoprirà che all'interno di questo gruppo di terroristi c'è una donna che in realtà è in grado ancora di partorire. Per l'esattezza lo scopre in un momento particolare dove lui e altri suoi compagni di viaggio stanno cercando di emigrare in un posto più sicuro. Ecco, durante questo spostamento scopre che questa donna è in grado di partorire, è incinta e quindi in quel momento cambia proprio tutta la sua vita, la sua esistenza e il film svolterà perché Tio cercherà in tutti i modi di difendere questa donna e portarla nel luogo sicuro, un luogo che viene chiamato come il progetto umano, che altro non è un gruppo di scienziati dove la vita può continuare a vivere. Il film è interessante perché beh, di fantascienza distopica ce ne sono tanti, ma farli bene non è mai semplice. Sono pochi gli esempi che sono riusciti poi ad essere e a diventare dei successi o essere un film comunque da ricordare. E questo di Alfonso Cuarón è un film molto bello, sia per la scrittura, sia per la narrazione e poi per l'interpretazione. Cuarón, ricordiamolo, regista da Oscar nel 2018. Vinse appunto con il film Roma, ma nella sua carriera ci sono un sacco di film, non ne ha fatti tanti, a dire la verità, però ci sono tanti film molto belli, da Great Expectations a I Tu Mamma Tambien, che è un film molto molto bello, oltre poi un episodio anche di Harry Potter e Gravity. Insomma, Cuarón è un regista che si sa districare in mezzo a tantissimi generi e qui riesce a raccontare una storia di fantascienza molto particolare. Sì, una storia di fantascienza veramente particolare, anche perché io vi ho raccontato la trama a grandi linee, perché in realtà il film è molto denso di intrecci, di tanti personaggi che rendono il film ancora più strutturato, ancora più coinvolgente. È un film di fantascienza anche molto politico ed è vero quello che hai detto tu, Pierpaolo. Cuarón è un regista che ha fatto pochi film.
ma tutti da scoprire e da vedere, oltre al fatto che ho fatto personalmente il migliore Harry Potter della saga. Poi c'è anche da dire che questo film, insieme a pochi altri film di inizio nuovo millennio, perché questo è del 2006, hanno dato là anche proprio un filone della fantascienza distopica e della fuga. Penso a The Road, il primo film che mi è venuto in mente, con Viggo Mortensen, e un altro film che si collega, 28 giorni dopo. Sono tutti film di fantascienza che raccontano dei viaggi, cioè persone che scappano in un luogo per cercare una nuova vita, cercare il loro paradiso, il loro Eden, dove poter riorganizzarsi. Ed è curioso come genere all'interno del macro genere della fantascienza. Poi c'è un'interpretazione, secondo me, bellissima di Clive Owen, che è un attore che più volte abbiamo detto che non ha riscosso il successo che meritava, e al suo fianco c'è una Julianne Moore che fa una piccola parte, però significativa nei twist della storia. Ci sono tante curiosità di questo film, e ce n'è una in particolare che quando l'ho sentita mi ha spiazzato. C'è un momento in cui nel film si ascolta il brano Ruby Tuesday dei Rolling Stone, ma questo brano non è cantato dai Rolling Stone, ma è cantato da Franco Battiato, e in quel momento, e non te l'aspetti, è una piacevole sorpresa all'interno di un film molto molto interessante, molto molto maturo, e che ha avuto anche una produzione travagliata, perché in realtà il film era iniziato nel 2001, poi c'è stato la produzione di Harry Potter, quindi Cuarón ha dovuto abbandonare e l'ha ripreso una volta finito Harry Potter. Sì, questo è un film che ha delle caratteristiche registiche notevoli, e insomma, per andare a scoprire, per cercare di capire un po' la carriera registica di Alfonso Cuarón, è indispensabile anche vedere I figli degli uomini, ma e soprattutto poi è un film che si inserisce in quel filone appunto della fantascienza distopica che ha, che ne so, 1984, Brasil di Terry Gilliam, insomma tutto quel genere che insomma anche a chi non è un appassionato del genere di fantascienza troverà sempre qualcosa di filosofico e qualcosa di interessante, soprattutto all'interno della storia, da potersi entusiasmare. Sì, anche perché devo dire che quegli argomenti sono filosofici e parlano di umanità, di noi, ecco, quindi il coinvolgimento secondo me è quasi immediato. Da un punto di vista tecnico, Cuarón è veramente un grande regista. Qua realizza, oltre all'elemento, diciamo, d'avventura dello spostamento, in realtà lui realizza quasi delle sequenze da documentario, sia in città Londra, ma anche quando si spostano nella campagna e cercano rifugio, realizzando anche tantissimi piani sequenza che rendono il film ancora più interessante, e si percepisce proprio questo senso di angoscia. Quindi tecnicamente in questo film Cuarón fa vedere già tutto le sue capacità di grandissimo regista, che fa parte anche di una triade di registi messicani che sono usciti tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000, che vanno scoperti, riscoperti, se uno vuole. Esatto. Esatto, da Guillermo del Toro a Iñárritu, e loro sono una triade, sono molto amici anche, e quindi insomma, loro sono usciti fuori in quel periodo, da fine anni 90, inizio anni 2000, adesso sono nel cinema mainstream e lo meritano assolutamente. Allora i Riders questa volta sono andati alla riscoperta dei Figli degli Uomini di Alfonso Cuarón, nel cast Clive Owen, Julianne Moore, Michael Caine, ricordiamolo, un bel cast per un film molto interessante da riscoprire. Per questo appuntamento è tutto, come sempre ti ringrazio, per Paolo, ciao e alla prossima.